sicuramente una sconfitta amara. Nota positiva la fase difensiva, che comunque è stata molto solida, è arrivata la beffa agli ultimi minuti. Forse è mancata qualche costruzione in più sul piano offensivo. Qual è la sua opinione su questo profilo? Sì, qualsiasi sconfitta alla fine è amara, soprattutto nella situazione di classifica in cui siamo noi. Abbiamo preparato, secondo me, la partita in maniera abbastanza buona e l'abbiamo anche interpretata in maniera altrettanto buona. Ci tengo comunque a dire che le ragazze hanno fatto una bella partita, dispiace soprattutto per loro, ecco, per il gol subito perché poteva essere evitabile. Forse dovevamo cercare di renderci più concretamente pericolose nelle occasioni che ci sono state concesse, quello sicuramente, però fa parte di un processo di crescita e credo che la squadra sia in crescita da questo punto di vista, ovvio che strappare un punto alla Roma sarebbe stato importante, visto anche la differenza di valori e di classifica, comunque era la seconda della classe, ecco, però dispiace perché ci eravamo andati vicini. Sì. E sarebbe stato importante strappare un punto alla Roma anche in vista della prossima partita contro la Fiorentina, che è comunque uno scontro diretto, diciamo, per la salvezza, e un punto in più avrebbe fatto comodo in questa Ma circostanza. io lo dico dall'inizio, noi dobbiamo cercare di non perdere più contro nessuno. È ovvio che poi le partite meno proibitive dobbiamo cercare di andare a vincerle. Ecco, la Fiorentina è una squadra che è in crescita e ha pareggiato in casa della Juve, quindi è un campionato nel quale secondo me può succedere di tutto. I valori sono molto equilibrati. Quindi penso che il Napoli sia una squadra che se fa queste partite, se accetta di soffrire, di fare fatica, può dare fastidio a chiunque, può strappare punti a chiunque, come può anche perdere con chiunque se invece non giochiamo così. Grazie Grazie mille. In questo caso sono due squadre che hanno sempre creato tanto, no? E voi comunque siete riusciti a subire poco da entrambe le squadre. Ah sì, diciamo che l'obiettivo era quello, era diciamo togliergli un po', togliergli i loro punti forti e cercare di metterli in difficoltà dal punto di vista appunto della costruzione degli sviluppi offensivi e per poi in velocità, magari qualche ripartenza, cercare di fargli male o comunque di renderci pericolosi, quello deve sempre succedere, altrimenti sono dell'idea che prima o poi diciamo gol te lo fanno, ecco. Però bisogna avere anche l'umiltà di plasmare un po' la partita anche in base all'avversario a volte quando l'avversario è superiore. Coach, buongiorno. Parlavo mi aggancio alla collega, la trasferta di Firenze, la Fiorentina che non è quella della giornata andata, ha preso Boquete, Giacinti, ieri ha pareggiato con la Juventus, insomma, dopo 36 vittorie consecutive la Juventus appunto si è stata stoppata da Quindiè. Sarà una trasferta veramente micidiale, insomma, difficilissima da preparare e da cercare di strappare un punto. Però sembra che questo Napoli, insomma, in trasferta faccia forse giochi un po' più liberamente di testa che in casa, non lo so, questa è la mia sensazione. Ma sicuramente la Fiorentina non è quella del giro d'andata e ha fatto acquisti importanti sotto il profilo della qualità, sicuramente della fase offensiva, però era difficile anche la trasferta a Milano e secondo me era difficile anche oggi in casa, quindi è una Serie A, è un livello altissimo e tutte le partite sono difficili, tutte vanno giocate come finali perché, ripeto, noi non possiamo più perdere contro nessuno. Dobbiamo fare di tutto per non perdere contro nessun avversario. E poi se succede significa che sono stati più bravi, però noi il nostro 100% dobbiamo mettercelo sempre. Grazie. Siamo a posto? Ciao, mister, ho trovato informazioni, questa Boca di Roma che è uscita qualche anno. Ha subito una distorsione al ginocchio, sembra, adesso l'entità è da un attimo da valutare.
valutare in settimana, valutiamo. Ersen è prima che la Curio ci dà una proposta. Ersen dovrebbe recuperare per la Fiorentina, comunque niente di grave, di troppo grave, ecco. E invece l'ultimo, in vista, scusi, in vista della posta, su cosa c'è da lavorare e cosa bisogna migliorare? Ma sicuramente c'è da continuare più che migliorare, c'è da continuare su questa strada e comunque come ci siamo detti anche con le ragazze, con Roberto, renderci conto che stiamo andando meglio, ma comunque attualmente siamo in Serie B, quindi la situazione non è cambiata. Bene che ci sia un po' di entusiasmo, che ci sia un po' più di voglia di crederci, ecco, però continuando in questo modo. Dobbiamo migliorare lì davanti, dobbiamo essere un po' più concreti forse, però non è nemmeno facile in queste partite in cui si gioca col baricentro magari un po' più basso.